I carabinieri del ROS, del GIS e dei comandi territoriali della Legione Sicilia hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro. Buonasera, buonasera e benvenuti al 2000 Come avete visto nella nostra copertina, curata da Gian Piero Spirito e Gianluca Cardinale, dopo 30 anni di latitanza, il boss della mafia, Matteo Messina Denaro, è stato arrestato dai carabinieri. Era in una clinica privata di Palermo, dove si curava da un anno sotto falso nome. Nel capoluogo siciliano si è appena conclusa la conferenza stampa, nella quale sono stati forniti i dettagli dell'arresto. Allora, andiamo subito in diretta a Palermo. Dove si trova l'inviato Vito De Torre. A te la linea, Vito. Sì, buonasera da Palermo. Io mi trovo di fronte alla caserma dei carabinieri, intitolata al generale Carlo D'Alberto dalla Chiesa. Ucciso anche lui. Dalla mafia e vedete questa è una folla, una piccola folla che si è radunata davanti a questa caserma dei carabinieri della regione, eh, regione Sicilia, proprio per ringraziare eh, gli inquirenti, la magistratura, la procura, i carabinieri che hanno partecipato ed eseguito a questo importante successo per la democrazia e per la legalità. Come dicevate bene da studio, si è conclusa poco fa la eh, conferenza stampa degli inquirenti. Il comandante dei rossi carabinieri ha detto che soltanto oggi hanno avuto la concretezza che si trattasse di Matteo Messina di Denaro, il boss eh, ritenuto il capo della eh, mafia e quindi oggi è scattato un blitz, un blitz però preparato nei mesi, anche ha detto il comandante De Ross durante il, eh, le feste di eh, Natale. Eh, Matteo Messina Denaro si sapeva secondo le, eh, appunto, le attività investigative che si stava sottoponendo a cure oncologiche in questa clinica eh, eh, palermitana e dunque eh, si è sempre di più ristretto alla cerchia delle possibili persone compatibili con l'identikit diffuso in questi anni. Oggi è scattato il blitz, l'arresto eseguito dai ROS dei eh, carabinieri. Il procuratore agente di Palermo ha detto che ha trovato un uomo in buona salute, dunque compatibile con il regime carcerario, è stato immediatamente chiesto il 41 bis, dunque il carcere duro per Matteo Messina Denaro. Allora andiamo a vedere nel servizio di Massimiliano Cocchi proprio i dettagli dell'arresto eseguito questa mattina. Eccolo dunque, Matteo Messina Denaro, gli occhiali scuri, il cappello calato sulla fronte, il bavero della giacca tirato su. La prima cosa che colpisce dell'ultimo boss della vecchia Cosa Nostra è la somiglianza con gli identikit che gli investigatori andavano via via aggiornando. Lo hanno cercato per 30 anni e lo hanno trovato esattamente 30 anni un giorno dopo l'arresto di un altro grande boss, Totò Rina, il capo dei capi che aveva scelto come suo erede proprio Matteo Messina Denaro, capo della famiglia di Castelvetrano e come Riina, come Provenzano come tutti i boss più importanti anche lui è stato catturato poco lontano da casa i carabinieri del Rossa lo hanno bloccato infatti in questa clinica del quartiere San Lorenzo periferia nord di Palermo che il boss fosse malato era noto da tempo nel 1994 si sarebbe sottoposto ad un intervento a un occhio in una clinica di Barcellona alcuni pentiti avevano raccontato poi che soffriva di insufficienza renale che aveva bisogno di sottoporsi a dialisi recentemente si era scoperto che era malato di tumore si sapeva quindi che aveva bisogno di cure, di terapie, di farmaci. E mentre la polizia arrestava uno dopo l'altro i fiancheggiatori del boss, gli uomini che garantivano la sua latitanza, i carabinieri seguivano la pista della malattia, cercando un uomo di circa 60 anni, malato di tumore. Intercettazioni telefoniche e indagini vecchio stile hanno portato ad un tale Andrea Bonafede, nato il 23 ottobre del 1963 a Campobello di Mazzara, professione geometra. È stato sottoposto a due interventi chirurgici, l'ultimo a maggio nella clinica La Maddalena. Si scopre che quel nome è una copertura. È così che viene individuato Messina Denaro. Questa mattina aveva appuntamento per la chemioterapia. I carabinieri lo hanno aspettato nello spazio antistante alla clinica, quello dove si fanno i tamponi anti-Covid, prima di accedere alla struttura. Il boss, accompagnato dal suo autista, si è arreso immediatamente e ai carabinieri, ha detto solo, sono Matteo Messina Denaro. In questi anni le indagini si sono concentrate anche all'estero, in America Latina, in Brasile, dove si pensava che Matteo Messina di Raro eh, si nascondesse. Invece il latitante, il boss di Cosa Nostra era qui in Sicilia. Forse non ha mai lasciato la Sicilia. La cosa bella oggi è che, qui davanti alla caserma eh, Carlo Alberto Della Chiesa, ci sono tanti giovani che, probabilmente eh, negli anni '90 non erano neanche nati, ma sono oggi qui a dimostrare per la legalità, per la democrazia. C'è questo che dice 30 anni di latitanza protetta ora Matteo Messina Denaro collabori con la eh, giustizia allora andiamo a vedere le reazioni di oggi le reazioni di Palermo che si è svegliata con questa notizia straordinaria la cattura del boss latitante Massa Messina Denaro poi la linea, può tornare a Roma un misto di... Eh, orgoglio, però al tempo stesso insomma, un po' di, di disillusione perché, comunque, l'hanno arrestato insomma, in centro a Palermo. È finita un'era, se ne riaprirà un'altra. Speriamo che parli, che dica quello che sa, ma non lo so. Finalmente, insomma, un nome grosso di questo schifo di mafia che viene messo in galera e che ci rimanga a metà chiola perché sta male, e poi cominciano a metterlo fuori a casa, poverino. Poverini noi che abbiamo subito quello che abbiamo subito grazie a questa gentaglia. Anche dottore era in Sicilia e non lo prendevano. E così è stato per lui. Era normale che era in Sicilia. Sta gente abbandonare Sicilia è difficile. I COVID sono qui. Sono contenta perché Falcone forse in qualche maniera e Borsinino hanno avuto giustizia. E adesso vi mostriamo un documento esclusivo. Il racconto da parte di una paziente della clinica ha fatto pochi minuti dopo l'arresto e dal quale emerge come il boss frequentasse la struttura sanitaria da diversi mesi, svelando una serie di particolari. Ve lo proponiamo nell'esercizio del diritto di cronaca, naturalmente oscurando il volto e modificando la voce di questa testimone. Vediamo insieme. Perché ovviamente gli diamo anche questo numero di telefono che non stava in a un altro. Lui mandava messaggi fino a stamattina so, una amica mia gli ha domandato di mettere la vita mia e il sottosciacco a casa. Gli ha scritto se oggi era a che lei. Perché lui per il momento allora, aveva per vissuto la vita mia Andrea pallera, che lui aveva chiamato sopra a me, a scrutinio di un'altra, e mi ha mosso. Con la terapia? Perché io mi faccio terapia qua da oggi. Ho finito il novembre, lui ha fatto terapia tutta l'estate, ha fatto terapia per lui l'estate veniva anche con i suoi amici a manca lunga. L'integrale di questo documento TV 2000 lo proporrà domani all'interno della trasmissione Siamo Noi alle 15.15. 15. Ma chi è Matteo Messina Denaro? Ripercorriamo allora la sua scalata criminale nel servizio di Federico Plotti. 60 anni, metà della sua vita passata da latitante, l'ultima volta che Matteo Messina Denaro era stato visto di persona nell'agosto del 1993 a Forte dei Marmi, poi il nulla. Come un fantasma ha trascorso oltre 30 anni della sua vita, nascosto tra Trapani, le campagne di Castelvetrano in cui era nato, e Palermo, dove, come si apprende negli ultimi tempi, si recava con frequenza per curarsi. Il padre Don Ciccio, boss mafioso della zona, aveva siglato il sodalizio con i Corleonesi di Totò Rina. Fu Paolo Borsellino nel 1989 a iscrivere per la prima volta il suo nome in un fascicolo d'inchiesta. Da qui l'indagine condotta dalla polizia di Castelvetrano e dall'allora commissario Rino Germanà, che si salvò per puro miracolo da un attentato portato avanti proprio da Denaro con l'aiuto di altri due mafiosi, Leo Luca Bagarella e Giuseppe Graviano con cui. Poi pianificò gli attentati del 1992 a Salvo Lima, Falcone, Borsellino. E poi quelli del 93 di Milano, Firenze e anche Roma, con l'obiettivo il giornalista Maurizio Costanzo. Dopo l'arresto di Rina nello stesso anno e, soprattutto, dopo la cattura di Bernardo Provenzano, 13 anni più tardi, divenne il capo indiscusso di Cosa Nostra, accusato di innumerevoli omicidi, compreso quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio di un pentito rapito, strangolato e sciolto nell'acido. Nel 1996, dopo quasi due anni di prigionia, è stato condannato in vari processi e deciso di ergastoli, mai sposato, nessun figlio. Matteo Messina Denaro, il primo della lista tra i ricercati in Italia e nel mondo, ha passato gli ultimi trent'anni della sua vita nascosto, come si legge nelle lettere ritrovate in alcuni suoi covi, in quasi assoluta solitudine. Ed era solo anche quando è stato catturato questa mattina nella clinica Maddalena di Palermo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato per congratularsi al ministro dell'Interno Piantedosi e al comandante dell'arma dei carabinieri Luzzi. Una vittoria dello Stato. La mafia si può battere, ha detto la Premier Meloni appena arrivata a Palermo. Sentiamo Augusto Cantelmi. Dal colle a I palazzi delle istituzioni, arriva l'unanime plauso per la cattura di Messina Denaro. Con una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi e vertici dei carabinieri, il presidente della Repubblica Mattarella ha espresso la sua soddisfazione per la cattura del boss di Cosa Nostra. Il presidente, il consiglio Meloni, invece, si è recato subito a Palermo. Al suo arrivo si è fermato per un minuto di raccoglimento alla stele che ricorda Falcone e le vittime dell'attentato di Calabria capaci. Poi l'incontro con i magistrati e i carabinieri del Ros Meloni che intende proporre il 16 gennaio come giorno per ricordare chi ha lottato contro la mafia. È stato trovato, beh, vuol dire, insomma che c'era uno stato che continuava a lavorare, poi ovviamente adesso, beh, spero che qualcosa di più possa uscire anche su chi evidentemente o eventualmente avesse insomma collaborato. Soddisfazione anche dei presidenti di Camera e Senato. È una bella giornata, è una bella giornata. E per uno come me che ha il mito della lotta fatta da due indimenticabili magistrati alla mafia. La mafia si può sconfiggere l'unanime opinione di tutte le forze politiche di maggioranza come di opposizione per la cattura di Messina Denaro hanno raggiunto un risultato che è il frutto delle indagini che per anni sono state portate avanti. Ecco quindi che arrivare a questo obiettivo è qualcosa di bellissimo. Sull'arresto di Messina Denaro sentiamo ora il commento del giornalista Birman Cusenza, Luigi Feraiolo. La cattura di Matteo Messina Denaro è indubbiamente un successo dello Stato, ma se vogliamo anche un insuccesso per il clamoroso ritardo con cui avviene. 30 anni dopo la cattura di Totorina a gennaio del 1993. Messina Denaro si è consegnato? Oppure era costretto in quanto malato a, a andare in clinica, e tra l'altro una clinica specializzata, in una provincia non sua come appunto è Palermo. Sicuramente. È una cosa attesa, visto che già da almeno un anno si parlava della malattia di Messina Denaro e della sua debolezza che avrebbe potuto indurre le forze dell'ordine finalmente a catturarlo. Indubbiamente, quando Cade il capo, c'è sempre qualcuno che prende il suo posto, in questo caso si formano già delle ipotesi, per esempio si parla di questo settimo mineo che è un boss palermitano che secondo alcuni pentiti come per esempio Gaspare Mutolo potrebbe aver preso il posto di Messina Denaro o potrebbe stare lì per prenderlo. Di sicuro eh, que quello è un vertice che non rimarrà vuoto, è una poltrona che verrà occupata, molto scomoda in questo momento indubbiamente, in cui Cosa Nostra è, eh, si è indebolita nel corso degli ultimi decenni, ma naturalmente... Ancora viva e attivissima sul territorio. E la notizia ha fatto subito il giro del mondo. Nel servizio di Fabio Bolsetta, le reazioni internazionali. Vediamo fa il giro del mondo la notizia dell'arresto a Palermo di Matteo Messina Denaro arrestato il boss di mafia più ricercato d'Italia apre così il sito internet del quotidiano britannico The Guardian che aggiunge il presunto boss della mafia siciliana di Cosa Nostra era in fuga da più di 30 anni sulla stessa enfasi con una breaking news il portale dell'emittente inglese BBC che ricorda come una volta Messina Denaro si sia vantato di poter riempire un cimitero con le sue vittime negli Stati Uniti USA Today pubblica l'ultima foto prima della latità e sottolinea come oggi abbia 60 anni. La CNN mostra la prima foto di Matteo Messina Denaro dopo il suo arresto e anche l'NBC che diffonde i dettagli della cattura. Anche sui social si diffondono le reazioni da trend topic su Twitter, ovvero diventando uno dei temi più discussi sul social oggi in Italia. A partire dal post, dall'account dei carabinieri delle 10.09 di questa mattina. Dopo 30 anni di latitanza, catturato dai carabinieri, il boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, si trovava all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche. E sull'arresto di Matteo Messina Denaro vi proponiamo l'editoriale del nostro direttore Vincenzo Morgante. Sentiamo insieme. Accade a Palermo. La latitanza di Matteo Messina Denaro è giunta al capolinea. Dopo 30 anni la cattura. Un successo per lo Stato che arriva alla vigilia dei funerali del missionario laico Biagio Conte che negli ultimi 30 anni ha dedicato la vita ad accogliere e ad gli ultimi. 30 anni. Da una parte il capo di Cosa Nostra è impegnato nella clandestinità a realizzare affari con stragi, omicidi e corruzioni e dall'altra chi con un sorriso solare ha lottato nella trasparenza per ottenere un tetto il vitto per i fratelli e le sorelle in situazioni di difficoltà. Tutti siamo chiamati in causa e a scegliere da che parte stare, senza tentennamenti, senza tipidezze. La lotta alle mafie ci riguarda tutti e in ballo la responsabilità delle istituzioni e di ciascuno di noi. Stamane il nostro TG delle 12, lo abbiamo aperto con un collegamento dal luogo della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Ecco, come ha detto l'arcivescovo di Palermo Corrado L'Orefice, rivolgiamo oggi un pensiero alle tante vittime della mafia e ai tanti martiri della giustizia e della fede. Magistrati, sacerdoti, politici, uomini delle forze dell'ordine e giornalisti. Pensiero che rivolgiamo anche ad un gigante della carità come Biagio Conte, che ha operato con la consapevolezza che togliere la gente dal bisogno significa togliere ossigeno alle mafie. Domani il funerale nella cattedrale che ospita il corpo del beato Puglisi e intanto a Roma le reliquie del giudice beato Livatino vengono accolte in queste ore nei palazzi delle istituzioni. Per non dimenticare. Ed ora in Ucraina, mentre sale a 40 vittime il bilancio dell'attacco russo ad Dnipro, le forze armate russe e quelle bielorusse hanno avviato esercitazioni aeree congiunte. Ce ne parla Antonio Soviero. Vicini e parenti depongono fiori e peluscia al memoriale improvvisato alle vittime del condominio di Dnipro nell'est ucraino abbattuto sabato dai russi. Almeno 40 i morti, due sono bambini, una settantina i feriti, ma mancano all'appello dozzine di dispersi. Si cerca ancora tra le macerie. Mosca nega ogni responsabilità mentre il presidente ucraino Zelensky attacca il popolo russo. Il vostro silenzio, dice, è codardo. Per il resto si combatte ancora a Soledad, nella vicina Bakhmut, a Kherson, e sale a 5 il bilancio dei civili feriti nell'attacco missilistico russo avvenuto la notte scorsa a Zaporizhia. Dall'altra parte del confine nord preoccupa in non poco l'inizio delle esercitazioni aeree congiunte Russia-Bielorussia dalla Norvegia, invece giunge la notizia che un ex comandante della compagnia Wagner, i mercenari al soldo del Cremlino, è scappato nel paese nord europeo chiedendo asilo politico e offrendo di testimoniare contro il suo fondatore, l'oligarca Prigozin. Sul fronte diplomatico, nuova telefonata senza esito del presidente turco Erdogan a Vladimir Putin. Da Berlino infine arriva la notizia delle dimissioni della ministra della Difesa Christine Lambrecht, dimissioni che giungono proprio mentre la Germania dibatte se inviare o meno a Kiev i carri armati Leopard. Veniamo al caro carburanti, gli esercenti contrari al decreto, domani si decide sullo sciopero. L'antitrust apre un'istruttoria. Sentiamo Leonardo Possati. Il decreto sulla trasparenza dei prezzi varato dal governo non piace ai gestori delle pompe di carburanti. Non convincono le sanzioni e, in particolare, quella da 6.000 euro legata alla mancata esposizione dei prezzi medi regionali. Per questo, ad oggi viene confermato lo sciopero indetto per il 25 e il 26 di gennaio. Ogni decisione, tuttavia, è rimandata domani quando vi sarà l'incontro con il governo. I gestori, per bocca del presidente Bruno Bearzi, non vogliono passi all'opinione pubblica il messaggio che i distributori si comportano in maniera poco trasparente e scorretta. Contro lo sciopero, si muovono le associazioni dei consumatori, un atto incomprensibile dicono perché denunciare le anomalie dei prezzi non è gettare fango sulla categoria, così come non è lesivo della loro dignità chiedere più trasparenza in favore dei consumatori. Intanto questa mattina è arrivata da parte dell'autorità garante della concorrenza del mercato la notizia dell'apertura di un procedimento nei confronti di diverse aziende petrolifere. Questo dopo tutta una serie di controlli ai distributori in tutta Italia, in almeno mille pompe di benzina sono state accertate infrazioni sui prezzi dei carburanti praticati se Secondo l'antitrust le case petrolifere non avrebbero sorvegliato. Per questo, nel mirino dell'autorità sono finite ENI, Esso, IP, Kuwait, Petroleum Italia e Tamoil. Ed ora il capitolo Covid. Stando ai dati del gimbe scendono i nuovi casi, i ricoveri e le vittime del virus in Italia. Ce ne parla Raffaella Frullone. Non decolla la quarta dose di vaccinazione. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, solo il 30% degli anziani e dei fragili si è sottoposto al cosiddetto secondo richiamo con nette differenze regionali. Si va dal 13,6% della Calabria al 43,8% del Piemonte. Al 13 gennaio, fanno inoltre sapere sempre dalla Fondazione Gimbe, sono oltre 6 milioni e mezzo le persone di età superiore a 6 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Non ci sono invece ancora dati rispetto alla quinta dose. In calo. Il dato dei nuovi contagi settimanali che passano da 135.000 a 84.000, un calo quindi del 38,2%. Diminuiscono i ricoveri in area medica, così come quelli in terapia intensiva, giù anche il dato sui morti che scendono del 25,7%. In termini assoluti, posti letto Covid occupati in area critica, ha raggiunto il massimo di 347 in tutto il 12 novembre, sono scesi a quota 310 il 12 gennaio scorso. L'assassinio dell'avvocatessa Martina Scialdone convalidato l'arresto del 61enne, ma la difesa afferma che l'uomo non volesse uccidere Alessandra Camarca. Buonaiuti resta in carcere convalidato l'arresto per l'omicidio di Martina Scialdone. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha convalidato il fermo del 61enne che venerdì ha ucciso l'ex fidanzata Martina Scialdone, di 35 anni, in un ristorante in via Amelia a Roma. Nei confronti dell'indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere, la Procura di Roma contesta l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili e abietti motivi rappresentati. Dalla gelosia. Buonaiuti, grazie alla sua licenza sul porto d'armi per uso sportivo, secondo la ricostruzione del PM, è entrato nel locale con la pistola in tasca. Era già armato. Ecco perché la premeditazione. Tutt'altra visione è quella esposta dall'avvocato della difesa di Costantino Buonaiuti, per il quale il proprio assistito ha avuto un istinto suicida. La pistola è stata tirata fuori per fare del male a se stesso, afferma il legale, per il quale il colpo è partito accidentalmente, tanto che. Il primo esame del medico legale testimonia come il colpo abbia avuto una traiettoria dall'alto verso il basso da una distanza ravvicinata. Emerge, spiega ancora il legale, che quella sera c'è stata una litigiosità e se fosse stata interrotta tutto sarebbe rientrato nella norma. Non risulta, continua l'avvocato, invece alcuna chiamata alle forze dell'ordine da parte del gestore del locale o di altri. Aggiunge anche che c'è stato un ritardo generalizzato. Pare che la ragazza si sia recata con le proprie forze a chiedere aiuto dopo l'aggressione ma non abbia ricevuto nessun sostegno. La salute non è un lusso, un mondo che scarta gli ammalati è un mondo cinico e non ha futuro, lo ha detto il Papa nell'udienza con i tecnici di radiologia. Cristiana Caricato. Salute per tutti, è quanto chiede Papa Francesco parlando in Vaticano ai tecnici di radiologia medica, agli operatori di riabilitazione e prevenzione. Chiede che ogni paese si adoperi per ricercare le strategie e le risorse perché ad ogni essere umano sia garantito l'accesso alle cure e il diritto fondamentale alla salute. La salute non è un lusso, un mondo che scarta gli ammalati, che non assiste, che non può permettersi le cure, è un mondo cinico e non ha futuro. Ancora una volta il pontefice eleva la sua voce per denunciare la cultura dello scarto che elimina chi non è produttivo, non autosufficiente. Il suo è un grido per i più fragili che spesso diventano i più soli, sopraffatti dal male e dall'abbandono. Evocando il dramma della pandemia ringrazia ancora una volta i professionisti della salute che a rischio della propria vita si sono spesi per gli altri. I malati sono persone che chiedono di essere curate e di sentirsi curate e per questo è importante relazionarsi a loro con umanità e empatia. In mattinata anche l'incontro con le confraternite, realtà diffusissime in Italia, con oltre 3.200 associazioni riunite in confederazione da 25 anni, con più di 2 milioni di membri che prestano il loro servizio per testimoniare la pietà popolare e le tradizioni più radicate. Nessuna nostalgia del passato invita il Papa che chiede di camminare lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. Camminare annunciando il Vangelo, testimoniando la vostra fede prendendovi cura dei fratelli, specialmente delle nuove povertà del nostro tempo, come molti di voi hanno dimostrato in questo tempo di pandemia. Le notizie di violenza e morte che ancora una volta giungono dalla Nigeria confermano una situazione tragica dove la vita umana sembra non avere valore, lo scrive il presidente della Ciai Zuppi dopo l'attacco di ieri alla casa parrocchiale della Chiesa Cattolica di San Pietro e Paolo a Kafinkoro con l'uccisione di padre Isaac Aci. Un altro religioso, padre Collins Chimuawome, è stato ferito mentre tentava di mettersi in salvo. L'inverno, quello vero, sembra sia finalmente in arrivo, portando freddo, vento e neve. Letizia da Voli. Ancora poche ore e il freddo investirà tutta la nostra penisola. Già oggi sono arrivate le prime piogge e il vento forte, soprattutto al centro-sud, ma per domani è prevista allerta arancione in Campania, Calabria, Molise e Basilicata, gialla su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Calabria, Abruzzo, Marche e Puglia. Una perturbazione accompagnata da aria gelida polare che porterà a un drastico abbassamento delle temperature e a causa dello scontro con l'aria mite presente sul nostro paese, intense ondate di maltempo. Nubi fragili sono previsti già da questa notte su tutto il centro, Alto il rischio idrogeologico in Campania. A causa dei forti venti sono possibili mareggiate lungo le coste esposte, soprattutto quelle del terreno centro meridionale. Ma se la situazione sarà difficile in tutto il paese, a godere di questo drastico cambio del tempo saranno le Alpi dove sta già iniziando a cadere neve abbondante e fino a quote basse. Previsti oltre 40 cm di neve sopra i 1300 metri, alta la probabilità di fiocchi sia nelle aree di pianura di Piemonte e Lombardia che sugli Appennini dove scenderanno nei prossimi giorni fino a quote sempre più basse. È morta Gina Lolo Brigida, grande protagonista del cinema italiano, aveva 95 anni. Sentiamo Fabio Falzone. È stata davvero la donna più bella del mondo come recita il titolo di uno dei suoi film più celebri. Non solo bella, però anche dotata di carattere fortissimo e di personalità. Studente all'Accademia di Belle Arti, una passione che ha coltivato sempre in parallelo al cinema. Fu Vittorio De Sica a indirizzarla verso il grande schermo con interpretazioni indimenticabili come la serie di Pane Amore e. Buongiorno, brigadier Salutiamo bersagliera! Serve un poco da legna! Grazie alla sua determinazione e forza di volontà è stata la prima a lavorare all'estero nel grande cinema internazionale, in Francia, fanfan la tulip. E tu ci je usa il supplie! Tu arrivi le roi! In America con Tony Curtis, Rock Hudson, Bart Lancaster il produttore, Howard Hughes le offrì un contratto in esclusiva. Ma il carattere ribella alla meglio torna in Italia e si muove su tutt'altro terreno. Il neorealismo, un titolo per tutti, Actung Panditi di Lizzani. Lasciatemi andare! Carina, non possiamo farci niente se sei una spia. Una spia, ma che vi salta in mente? Non sono una spia! Senza dimenticare i ruoli iconici e pop la fatta turchina di Pinocchio, un personaggio che è nel cuore di più generazioni di spettatori. Caro Pinocchio, ci sono due specie di bugie. Quelle che hanno le gambe corte. E quelle che hanno il naso lungo. Fotografa, scultrice, ha abbandonato il set per tanti anni dedicandosi alla sua passione per l'arte, senza mai arrendersi, anzi, accettando con entusiasmo le nuove sfide, come quella di recarsi, ormai anziana, a Los Angeles per una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Una passione per il cinema e un affetto da parte del pubblico destinati a durare per sempre. Noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Il prezzo del gas al TTF cala ancora e chiude a 54,9 euro al megawatt-ora, scendendo del 15% dopo aver aperto le contrattazioni a 64 euro. È il risultato più basso segnato dal 7 dicembre del 2021. E adesso il meteo e poi la messa, prossimo Tg alle 20.30. Buon proseguimento di giornata e a più tardi.